Va ad allungare Moro, il leader della classifica generale, parte all'esterno per non lasciare spazio all'attacco della squadra di Mario Giana, per il torno di Moro alla sua ruota c'è Sanicesti, Sanicesti che cambia con la Rubic, la progressione di Silvio Moro che cambia con Giorgia, è dominante in testa, suona sui arbitrali, Giorgia della Alu Tecno, Giorgia ancora in comando, con la Rubic in seconda posizione, la Giorgia di Mario Giana, con il si prosegue questa prova e dopo saper ritornare compatto. Moro 5 giorni, 12 16, 3 punti, Carlo Scappicini 2 punti, Fabio Bonis 1 punto, 8 giri della conclusione. Donega Moro 22 punti, 12 16, 21, Carlo Scappicini 19, 16 giorni, 15, Carlo Italiano 14.
della Sei Giorni delle Rose è la coppia con il numero 10, il vice campione del mondo della Madison, Michele Scarpezzini, il campione del mondo, il campione olimpico, Filippo Ganna. Segnati da Roberto Casoni della Assi Prime. Per i vincitori c'è anche Fiorenzo, che è la mascotte della Sei Giorni delle Rose, tra l'altro in vendita al bar del velodromo. Complimenti quindi a Filippo Ganna e a Michele Scarpezzini, che si sono imposti con grande autorità in questa Madison. Michele, come è andata? Contaci questa Madison, tu che ne hai vissute tante, com'è con Filippo? Veloce, è stato veloce dai, anche stasera. E con Filippo, dai, la seconda americana che facciamo, sta prendendo la mano, dai. Filippo, ieri c'erano più di 2000 persone, standing ovation per te, che emozioni stai vivendo, soprattutto come ti stai trovando nella Madison? Mi manco per esperienza, probabilmente Michele ha un po' più di me e consigli. Riusciamo anche se sei nata in città ad ascoltare, quindi bene, grazie anche a tutto il pubblico che passa a segnare, speriamo di far divertire un po' la gente. Grande Filippo! Ah!